a quello che dirò. E poi vorrei fare due piccolissime premesse. La prima è che il contenuto di questa mia comunicazione è stato fatto con l'intento non tanto di fare un ricordo personale di quello che è stato un rapporto fra un allievo e un maestro, ma quello di ricordare una vicenda comune, una vicenda di un gruppo, di un collettivo, come avrebbe detto Dato. E quindi spero che questo che dirò sia condiviso dai tanti allievi che sono qui in questa sala, che sono venuti stamattina, che qui ci siamo visti, ci siamo abbracciati, in un momento anche, se vogliamo, di grande commozione, di grande avvicinamento. Naturalmente vorrei fare qualche nome, perché mi sembra giusto che in un convegno come questo, accanto alle relazioni di carattere più scientifico, di giovani studiosi, motivati, che hanno studiato le carte, che hanno studiato i documenti, ci sia un momento in qualche modo di relazione, personale, di relazione amichevole rispetto alla figura che si ricorda. E allora vorrei appunto citare le due grandi categorie di allievi, se così mi si può consentire di dire, quelli che sono rimasti all'università e cominciamo dai tre più grandi, da Paolo Sica, da Gianfranco Di Pietro, da Giovanni Canelli e poi Augusto Boggiano, Fabio Greppi, Marco Massa, Innocenti, che tanta parte ha avuto questa organizzazione, Mario Marchetta, Rosetta Ragazzi e tanti altri, per esempio tutto il gruppo dei giovani che stamattina dicevamo di Erice, che appartengono diciamo all'ultima generazione degli allievi. Poi i molti che hanno intrapreso la professione, Adriano Montemagni, non è possibile non ricordarlo, oppure l'amico Casarelli, ma anche Paolo Donati, Benvenuti, con cui ha condiviso gli ultimi lavori, quelli di San Miniato e dintorni, diciamo, dall'Erba, Pacini e Longani, Paolo Liani, che è stato un po' un pupillo rispetto agli affetti di Dato Bellini. Ho visto Zina Pinzello con grande piacere, con grande emozione e così via. Me ne dimentico tantissimi, ma è stato anche un momento di grande felicità di potersi ritrovare. Sono tutti architetti, urbanisti attenti e rigorosi, che spesso si trovano oggi ad affrontare situazioni non sempre consone a quelle che hanno imparato. L'altra cosa che volevo dire è che vorrei ringraziare tutti quelli che hanno organizzato queste giornate, che ci hanno permesso, che ci permettono di vedere, come sempre in questi casi, i molti punti di vista, le molte sfaccettature, i mille volti di un personaggio. Ognuno di noi conserva un volto, e poterlo confrontare con tante altre situazioni è sempre molto bello, molto interessante. Ringrazio di avermi invitato a fare questa relazione e ringrazio soprattutto di aver scelto le due sedi che ci hanno visto oggi. Palazzo Vecchio, il luogo dell'impegno civile, il luogo dove fisicamente è nato il piano del 72. Ricordiamo, ci sono molti miei colleghi di corso che ricorderanno la prima settimana di lezione in cui andammo in Palazzo Vecchio e l'assessore Detti ci spiegò il piano regolatore e ci portò a vedere gli uffici del piano. Luogo quindi politico, tecnico e
dell'impegno di Edoardo Tempi. E questa memoria dell'università che rappresenta il nostro cuore di lavoro, dove tutti abbiamo operato, ci siamo confrontati e dove abbiamo misurato il nostro impegno per insegnare e imparare. Le relazioni svolte hanno tratteggiato molti aspetti del modo di essere didatto, di quell'intreccio affascinante di interessi molteplici che hanno segnato tutta la sua vita con una lineare coerenza. Coerenza e passione. Il suo maggior insegnamento, forse, è stato proprio questo. Per lui l'università era la scuola, un luogo di incontro tra generazioni e interessi diversi, il luogo delle responsabilità tra chi insegna e chi impara, un luogo di educazione e di libertà, come afferma nei suoi scritti del 44, dove la facoltà, termine che oggi non esiste più, ha una funzione che va oltre la didattica, ha compiti diretti di responsabilità sui problemi fondamentali della vita sociale. Sono le parole che detti e l'amico e collega e compagno partigiano del Partito d'Azione, Giuseppe Gori, che è stato un grande preside della facoltà di architettura, preside degli anni, morì durante la concentrazione studentesca e fu una grande perdita per la facoltà. Dunque, Tempi e Gori, nella famosa relazione del 1 dicembre del 1944, già ricordata, per il riordino della facoltà di architettura, si pongono questi problemi. E sono i problemi relativi al compito dell'università all'interno di una società. Stamani si è parlato del CPLN, del Partito d'Azione, dei rapporti con Carlo Ludovico Reggianti, si sono già affrontate tutte queste cose. E tuttavia sono un po' il nocciolo fondativo, la chiave per capire l'impegno didatto sempre bilanciato tra l'attenzione per l'uomo. La parola libertà è ricorrente nelle sue carte, come pure quella della responsabilità. Sono quei principi del socialismo liberale che a Firenze inizia con Rosselli, Calamandrei, Codignola e così via. Abbiamo ricordato tutte queste persone. Cortani ricordava Raffaello Ramaz, cenacolo di impegno politico, di passione e di cultura che non possiamo che rimpiangere. Non stupisce dunque che il suo impegno formativo interno alla facoltà sia stato mirato soprattutto a un progetto di società e che questo progetto di società implichi due fondamentali responsabilità. Una artistica e civile che attiene al mestiere dell'architetto, quindi alla conoscenza delle tecniche e anche alla capacità creativa, e l'altra sociale che attiene all'etica dell'individuo. Due aspetti che hanno convissuto nella personalità di Edoardo Tempi per tutta la sua vita, trovando modi diversi di esprimersi, ma non venendo mai meno nella coerenza solidale del loro rapporto, nell'insegnamento, nella professione, come nell'impegno di amministratore o in quello istituzionale di presidente nazionale dell'Istituto di Urbanistica. Il primo corso universitario, è stato ricordato, tenuto da Tempi, è stato quello di classico ornamentale 1944, successivamente quello di carattere distributivi degli edifici, poi la libera docenza, l'incarico di decorazione, l'incarico di carattere dell'architettura moderna, fino al 1964, quando assume il corso di urbanistica come professore ordinario. L'insegnamento di tutte queste materie, e lo si vede dagli appunti sui programmi dei corsi, egli si è misurato con un contesto disciplinare specifico, relazionando ad un pensiero più ampio rispetto al quale non era estraneo quel cenacolo di cui abbiamo parlato prima, di cultura, politica e amicizia che si era creato intorno a Carlo Ludovico Reggianti. Nelle lezioni di Tempi è sempre stato presente un doppio passo, articolato
con il costante rimando dal particolare al generale, come pure nell'incessante attraversamento di piani e argomenti correlati. Questo senso globale e collettivo, questa contemporanea presenza di tutti gli aspetti, dal costruito alla natura, dal particolare decorativo all'organizzazione dello spazio urbano sul territorio, dalla storia all'interpretazione della contemporaneità, sono essenziali per comprendere l'uomo, l'architetto, il professore e, se me lo consentite, il maestro. Perché per me e per molti dei suoi studenti tale è stato. Tra le cose che ci ha insegnato ci sono stati concetti di complessità e profondità, quali punti di partenza di ogni ricerca, in cui nulla è mai univocamente certo e tutto deve essere messo in discussione in un rapporto dialettico con l'altro, con gli altri, con il tutto. Solo attraverso questo continuo confronto si arriva alla comprensione e con essa alla formulazione di ipotesi finalizzate alla definizione delle scelte, che in architettura come sul territorio sono possibili solo in relazione alla compresenza e alla sovrapposizione interattiva di piani, punti, oggetti e degli uomini che in essi si muovono. È una visione incredibilmente attuale che nella specificità di ogni situazione e soluzione trova il rifiuto della meccanicità e della ripetitività che solo la possibilità della ponderazione della scelta rende possibile. Gli studi sui centri storici medievali già ricordati danno proprio senso di questa differenziazione di ogni singolo frammento, di ogni singola parte del territorio. Nulla è mai uguale, nulla si ripete nel territorio e nel tempo, eppure le modalità interpretative dei fenomeni esistono e Detti le interpreta attraverso un'originale sintesi di due grandi lezioni, quella di Wright e quella di Le Corbusier di cui si è parlato, che danno vita ad una concezione del territorio come corpo organico e articolato, di verde e di aria, campo di relazioni umane dove l'uomo si confronta con se stesso e con gli altri, ma anche con le cose, con gli oggetti architettonici, con la proprietà, con i bisogni e con la natura. E sulla natura annota, come diceva lui, per pochi punti chiari, l'uomo e la natura, la salute, aria, luce, sole, lo spirito, serenità, movimento, cielo, i giorni, conoscenza delle leggi terre, il lavoro dell'orto, stagioni, sole, natura libera, natura disegnata, le bestie. Questo l'ho ritrovato anche in uno delle slide. Oggi diremo le stesse cose, anzi le diciamo, ma in modo assolutamente diverso, con altre parole. Oggi parliamo di risorse, di clima, di biodiversità, di ecologia, o evochiamo la parola magica di paesaggio che Detti è molto presente. E tutto questo è già vivo nell'insegnamento di Detti nel primo dopoguerra e lo sarà in modo più evidente più tardi, quando l'attenzione al territorio diventa la ricerca dell'equilibrio fra le parti e definisce l'intero contesto. Non è un caso dunque che paesaggio, protezione e sviluppo diventino elementi portanti dell'esperienza tecnica, culturale, amministrativa e politica del PRG del 62, che è, a mio avviso, il suo capolavoro ed è il piano prototipo dell'urbanistica riformista italiana del centro-sinistra di quel tempo. In esso è evidente l'esplicitazione del rapporto tra passato e presente, centro storico e colline come valore da conservare, ma anche riqualificazione delle periferie, eredità del triste piano 51. Finalizzato alle proiezioni per il futuro di Firenze, che sono circoscritte tra la protezione appunto delle colline e il mantenimento delle aree agricole di pianura che oggi non ci sono più. Una prospettiva che procede all'interno del tema del limite, inteso come dimensione tecnica, sociale e quantitativa che Detti associava al concetto di carico, interpretato come identificazione del punto di rottura della struttura territorio quando questa venga spostata in modo irrazionale e oltre misura. Oggi si direbbe quando la sua modificazione diventa irreversibile.
detti